Ho visto un campione dello sport, ma fare quali politiche è più complicato. E ognuno ha i suoi campioni. Io oggi vorrei fare una fotografia che deve dare il significato della differenza. Il nostro campione, uno dei nostri campioni, si chiama Michele De Luca. Io voglio una foto con lui. Loro avranno Luca, noi abbiamo Michele. Abbiamo combattuto per dei diritti fondamentali che sono tutti messi in discussione un'altra volta, a partire dal diritto delle persone di amare. Cioè non possiamo più mettere in discussione la possibilità di due persone dello stesso sesso di fare una famiglia. Basta! Basta! Caro Luca Toni, anche noi vogliamo la sicurezza. Bisogna come arrivarci alla sicurezza. La sicurezza non è la caccia al negro, non è la caccia al negro, è il controllo del territorio. È il controllo del territorio, è la polizia, il controllo del territorio, la pena certa, indipendentemente dal fatto che uno sia italiano o marocchino. Oggi la presentazione dei candidati del PD, qual è il punto di forza di questa lista? I punti di forza sono tre: una lista aperta alla città, alle associazioni, al mondo del sindacato, del volontariato, il mondo sportivo, dell'impresa, dell'università, una lista profondamente rinnovata e una lista con un'età media molto bassa. Abbiamo fatto un'opera, grazie a tutto il partito, di responsabilità e di generosità per costruire una lista che rappresenta Modena, i modenesi e le modenesi. Oggi è anche uno speciale endorsement da parte di un noto ricercatore modenese. Sì, l'endorsement del professor De Luca ci riempie di orgoglio ed è anche un segnale politico molto chiaro sulla nostra idea di scienza, di formazione, di investimento sull'università, sulla ricerca. L'abbiamo visto anche in questi anni quanto abbiamo investito e quanto Modena è diventata una città universitaria. Ed è anche un segnale molto chiaro su dove sta il PD nelle battaglie contro i Novax, contro questo antiscientismo dilagante e preoccupante. Per noi la scienza, la cultura, l'università, la scuola sono un valore e l'endorsement del professor De Luca lo testimonia molto più che tante altre parole e ci rende, come dicevo all'inizio, orgogliosi e ci stimola anche a fare ancora meglio. È dispiaciuto un po' quell'endorsement ieri di un noto campione dello sport modenese, Luca Toni? No, perché ogni opinione è legittima. Io vado in curva a tifare il Modena da quando ho 6 anni e non cambio idea rispetto a chi sceglie o meno in base a meri calcoli politici dove schierarsi. A noi ha fatto invece, sempre sulla parte sportiva, invece altrettanto piacere l'endorsement della presidentessa Katia Pedrini di Modena Volley, quindi diciamo così, 1-1 palla al centro, ma al di là delle battute ognuno è liberissimo di schierarsi dove meglio crede, nulla cambia rispetto appunto a stima o posizionamenti politici, vedremo il 27 di maggio chi avrà la meglio. Noi siamo convinti di aver costruito una lista solida, una coalizione solida che può dare tanto a Modena e sono convinto che su questo andremo misurati, non sugli endorsement di sportivi o meno.